Salutiamo Falciani, capitano dell'Arbus. Scontro diretto con la Palma, vinto in sofferenza 2-1. Doppietta di Maina su uno dei vostri piccoli giganti che avete. Una gara dal campo come l'hai vissuta? Pioggia, campo allentato, una bella squadra come la Palma, però voi tanto orgoglio, tanta caparbietà. Allora, prima di tutto volevo fare i complimenti alla Palma perché ha dimostrato la posizione che occupa. E poi anche i complimenti a Gianluca perché, vabbè, oltre al fatto che viaggia con noi e con me soprattutto, sono contento per lui perché è una soddisfazione che si merita. Per il campionato non poteva andarci meglio perché abbiamo saputo che la San Marco ha perso e quindi è andato tutto per il meglio, diciamo oggi. Il campo fortunatamente oggi ha tenuto, quindi anche il campo per la prima volta ci ha un po' agevolato e niente, siamo contentissimi. Senti, 1-0 per voi, poi a 10-15 minuti alla fine, punizione bellissima di Cocco, pareggio lì. Cosa avete pensato? Volevate vincere, ma c'era anche il rischio di perderla perché la Palma poi era pericolosissima. Sì, no, diciamo che il primo tempo abbiamo cercato di farla nostra a tutti i costi, consapevoli del fatto che comunque l'importante era non perdere. Poi abbiamo sbloccato la partita, abbiamo cercato in tutti i modi di tenerla sull'1-0, poi complimenti a Davide perché ha fatto un gol bellissimo su punizione, e poi niente, poi diciamo che è stata premiata, diciamo che è come se avessimo vinto un po' ai punti, nel senso che il primo tempo abbiamo creato molto e il giusto premio è stata la vittoria alla fine. Senti Guglielmo, cosa significa in questo momento della stagione? Mancano 6 gare, credo. 6 gare, sì. 6 gare e 5 punti di vantaggio. Si può dire che lo potete perdere solo voi adesso? Vabbè, proprio così, no, però è un ottimo gap, non dobbiamo mollare perché comunque oggi ha dimostrato la Palma di essere una squadra compatta e comunque è una squadra sicuramente che non mollerà fino alla fine, compresa la San Marco, che comunque è andata a giocare in un campo ostico con Arborea e sapevamo che poteva inciampare. Però naturalmente è meglio essere davanti a 5 che sotto a 5, questo è fuori dubbio. State confermando il bel momento del girone di ritorno, no? Siete imbattuti, state vincendo gli scontri diretti perché poi anche quello di Arborea avete vinto, quindi ci siete. Sì, ci siamo. Dobbiamo solo continuare su questa strada. Abbiamo un obiettivo, cioè quello di provare a vincerle tutte. Stiamo andando avanti, testa bassa, lavorando e continuiamo così. Con queste settimane di sosta in attesa di questo big match, come sono state? Perché da giocatore si vuole scendere subito in campo. Sì, infatti l'attesa è stata un po' così, logorante, però diciamo che il mister è stato bravo a tenerci tutti sul pezzo, non abbiamo mollato niente anche durante gli allenamenti. Ci siamo allenati forse di più che nel periodo normale, però il mister è così, è un animale da lavoro, quindi lo conosciamo e niente, va bene così. Prossima gara? Prossima gara a Sant'Elena. Sicuramente non sarà facile perché Sant'Elena naviga in brutte acque, però abbiamo un obiettivo troppo importante, dobbiamo essere più forti anche della Sant'Elena. Senti, c'è qualche scoglio particolare di questo finale di stagione? Oppure adesso, siccome si gioca per più fronti, chi per non retrocedere, chi per conquistare i playoff o agguantarvi, ogni gara sarà dura. Vabbè, certo, ogni gara sarà dura, però come dico sempre, ognuno è artefice del proprio destino, nel senso che noi siamo lì e non possiamo fare calcoli, non possiamo guardare chi sta lottando per salvarsi, quindi noi dobbiamo continuare a correre per la nostra strada e cercare di vincerle tutte e tenere le inseguitrici più lontane Una possibili. nota curiosa, siete scesi in campo all'inizio tutti con dei bambini, poi tua figlia in braccio, no? Ha provato Sì. bene. Sì, no, più che altro è stata un'emozione grandissima perché è la prima volta che entravo in campo con lei e niente, sono Aveva, contentissimo. credo, una maglia numero 9, come mai? Perché gliel'ha voluta dare Diego, perché è il bomber della squadra. Vedi tu, comunque sei a quota 12, forse sei tu il bomber della squadra. No, no, assolutamente. Il bomber è Diego, i bomber sono quelli che giocano là davanti. Io sono contento dei gol che sto facendo, però i bomber sono gli altri, non sono E io. oggi il bomber è stato Mainas. Oggi il bomber è stato Maine e sono contento per lui. Grazie Guglielmo, complimenti e in bocca al lupo per questo Grazie, finale. grazie.